Questo è un video, ragazzi, che vorrò fare poche volte durante l'arco dell'anno, ma che allo stesso tempo sono consapevole di doverlo fare nuovamente. È un video che sono sicuro non avrete mai visto e mai vedrete. Volete capire come si possono guadagnare determinate cifre con il trading e come si vive di trading? Perfetto. Oltre gli onori, bisogna capire e conoscere gli oneri. E questo, appunto, è quello che andremo a raccontare. È sabato. Sono le 17:10, sabato 30 gennaio, ok? Eccolo qua, sabato 30 gennaio, ore 17:10. Sto perdendo 28.000 dollari. Ora, prima di andare subito a trarre delle conclusioni, ricordiamoci sempre il capitale che gestisco. È un capitale molto importante, sono cifre molto importanti, però devono essere proporzionate al capitale. Tra l'altro, vi consiglierei di vedere il video che uscirà martedì, che racconterà. E lo sto argomentando di più perché racconterà il fine settimana e l'inizio settimana di questo trade, che è un trade ovviamente non adesso grandioso a livello di risultati, ma che può celare molti risultati, ovviamente paragonati a quello, molto più risultato, ecco, paragonato a quello che sto vedendo in perdita. L'anno scorso, per esempio, sono capitate due o tre volte, è capitato due volte una situazione del genere e mi ha portato, devo essere sincero, mesi veramente interessanti. Ed è quindi giusto però capire durante quello che poteva essere un mese interessante, mi ricordo magari marzo 140 mila dollari e giugno 178. Ma sono stati trade che hanno visto un momento buio come questo qui. Buio, ricordiamoci sempre, paragonato sempre con una percentuale molto contenuta del mio capitale. Questo è giusto. Come giusto farvi capire che non dovete copiare quello che state vedendo. L'obiettivo di questo vlog è quello di documentare. Il copiare, ragazzi, dovete lasciarlo assolutamente da parte, anche perché potete copiare un trade del genere non sta andando bene, se non lo sapete gestire, finisce assolutamente il vostro percorso e non è proprio questo l'obiettivo. Non me ne frega nemmeno nulla di quello che fate con il vostro trading, però è giusto e doveroso dirvi che adesso dovete capire. Io sto cercando di raccontarvi e raccontare non significa che per voi deve essere motivo di copiare. Allora, stavano caricando i miei grafici, ma dovrebbero essere pronti. Eccolo qua. Allora, questo è il mio conto short term. È un conto che in chiusura ho aggiunto altri due lotti, erano 4, ne ho aggiunti 2, un prezzo medio di 3.746,25 e il primo target lo troviamo già a 3.822. Adesso il prezzo si trova ad una cinquantina di punti contro per un target potenziale di primo target potenziale di 80 punti, secondo target potenziale di oltre 110 punti. Devo essere sincero, non è stato un trade gestito a livello di ingressi perfettamente, però allo stesso tempo non è assolutamente, diciamo, sbagliato dove ho cominciato a strutturare il trade. Ho caricato gli ultimi due lotti in una posizione molto interessante. Questo, ragazzi, questa perdita adesso in questo momento sta sfiorando il 2,8% del mio capitale. Ok? È molto molto importante questo, perché così capite sia nei profitti che nelle perdite quanto sostanzialmente riesco a marginare. Ora, questo è il conto short term, andiamo a vedere il conto long term. Cambiamo schermo. Sempre macchinosa come situazione. Ok. Nel conto long term invece sono sempre in perdita, ma di 13.400 dollari. Qui la perdita è di 1,4 più o meno sul mio capitale. È veramente molto importante capire quindi che non è una perdita esagerata in termini di percentuale, però sono cifre importanti. Come cifre importanti possono essere quelle che poi a fine mese posso portarmi fuori. Il mese di gennaio è stato un mese normale, sotto la media, perché abbiamo iniziato veramente molto molto slow, per poi cominciare a movimentare questa cosa. Ora ho una perdita, diciamo, flottante di 28.000. Quello che ho portato a casa a inizio di gennaio è più o meno di 15.000 dollari.
chiaramente dovremmo eventualmente togliere le perdite qualora le dovessi accusare. Sul piatto sto mettendo 20, sui 30-35 mila dollari, ok? Stiamo parlando di 27-25 mila euro per un potenziale target molto molto interessante. Vedremo, vedremo, molto molto interessante. Però è chiaro, continuiamo a documentare ed è quello che stiamo facendo, quindi traiamo le giuste conclusioni. È giusto vedere, è assolutamente giusto, e sarò l'unico, nel bene o nel male, perché chiaramente potrei anche perdere, visto che la struttura di mercato dal mio punto di vista continua ad essere interessantissima, quindi continuerò ad andare long, però arriverà un certo punto dove dovrò magari alzare il piede dall'acceleratore e eventualmente rientrare ad un altro prezzo, perché non è che posso andarmi a, come dire, intestardirmi su una situazione che adesso mi sta dicendo non è questione, forse più tardi. Quindi dovrò vedere, ragazzi, sto raccontando e ancora non so cosa accadrà. Ed è questo quello che accade nel nostro mondo, ed è questo quello che accade nella professione di un trader. Non sapere cosa accadrà, basarsi sui dati. E i dati mi dicono che è molto molto interessante, soprattutto le ultime 2 giornate sono molto molto interessanti a livello di struttura, perché il prezzo è sceso ma strutturalmente rimane veramente instabile, potrebbe essere recuperato. Non credo che questa sia una struttura ribassista ben consolidata, ma credo più che altro che sia una situazione nella quale si stanno un po' alleggerendo vecchie posizioni rialziste, ed è questo quello che sta accadendo. Ma ovviamente la sfera di cristallo non ce l'avrò, se no invece di 6 avreste visto 18, perché sarebbe stato veramente un trade a rischio zero, visto che appunto già so il potenziale, la potenziale riuscita e il potenziale andamento, ma chiaramente non è così. Quindi adesso la mezzanotte vedremo. E quindi questo è quanto, ragazzi. Vi ricordo, sabato 30, tra un'oretta e mezza, spero che il buon Salvatore riuscirà a montare tutto, e spero che possa, ecco, questo darvi un termometro. Ora, ricordatevi sempre, ragazzi, queste sono cifre molto importanti, perché il capitale è molto importante. Faccio un parallelo con chi magari sta gestendo un capitale da 100 mila dollari, ecco. Capitale a 100 mila dollari per quella che è la leva, ok, che sto utilizzando, avrebbe chiaramente 10 volte, per esempio, in meno la perdita rispetto a quello che state avendo. Quindi un 1,3, 1.300 dollari potrebbero essere assolutamente paragonabili a quello che è la perdita sul mio capitale. Quindi è giusto, 1.300 dollari, vabbè, allora su 100 mila, 1.300, ecco la stessa cosa, quindi è giusto paragonare. È chiaro che però a fine mese, qualora uno guadagnasse, la cifra è totalmente differente. Detto questo, ragazzi, io spero di darvi sempre più info possibili. Se ci sono domande, commentate, commentate, continuate a commentare. Vedo che questo discorso sta scaturendo un po' di curiosità, un po' di critiche, anche se non so cosa c'è da criticare, se non quello di mostrarvi la mia operatività. Anzi, dovreste apprezzare qualcuno che lo fa vedere davvero. Potrei evitare di farvi vedere queste cose e farvi vedere solo le giornate in cui va bene, però allo stesso tempo, avendo una scuola di formazione, è giusto che io faccia vedere tutto, perché i miei studenti sono pronti e infatti si stanno comportando bene anche in un momento di difficoltà. Nessuno sarà dopo questo periodo a gamba all'aria. Prendessi uno stop, ok, fa parte dell'anno. 30 mila dollari di stop, ok, faranno parte dell'anno, vedremo. Quindi la cosa fondamentale, appunto, su questo ci tengo particolarmente, è che situazioni del genere, dove molti magari scoppiano conti trading, noi siamo qui a gestire tranquillamente la nostra posizione, sapendo che questo può essere un trade che va male. E questa è la consapevolezza che dovete cominciare ad acquisire. Non ci sarà situazione di mercato che andrà a scalfire la mia tranquillità e soprattutto il mio capitale. Buon fine settimana, ragazzi.